Eravamo rimasti quindi al web 2.0, che appunto ha cambiato le abitudini. Ci siamo? Cambiato le abitudini del modo di comunicare, di essere, perché oggi, come dicevo prima, siamo in modalità always on, quindi ogni momento è buono per delle opportunità dal lato di chi fa marketing, di chi deve promuoversi. Allora, questo simpatico neonato vuole comunicare il fatto che oggi noi siamo in una generazione di nativi digitali. Chi mi definisce nativi digitali e chi mi definisce, a parte lei che l'abbiamo bannata dalla discussione perché ormai no, scherzo. Comunque, ci sono i nativi digitali e io poi gli altri li definisco persone analogiche o aziende analogiche. Chi mi definisce l'uno e l'altro? Quindi facciamo un confronto aperto, un forum. Cosa significa? No, assolutamente no. No, nativi digitali? No, scherzo, ci sta assolutamente. Però, cos'altro aggiungere? Il gelato. Faccio io da Maria. Posso fare la voce di Maria De Filippi così? Ciao! Gelato è più fuori. Vedi, non sono abituato al microfono. Comunque, il tuo nome Silvia. è? Silvia, prego, a te la parola. Lontano. E niente, no, tutta la fascia, tutta la generazione che appunto che è nata quando già il digitale si era sviluppato. E E quindi niente. quindi? E quindi comunque a differenza magari della parte analogica era quella in cui appunto per servizi della pubblicità, della stampa era il metodo più cartaceo, quindi in ogni caso sì, non la stampante, non scrivere con Word ma scrivere con la macchina da scrivere, era questa più che altro la Esatto, ed è sostanziale sicuramente differenza. uno degli aspetti. Sì. Il nativo digitale oggi è il nostro nipotino, per intenderci, che è piccolo, che già a 14-15 anni ha una confidenza pazzesca con gli strumenti del web più diffusi, dai social agli altri strumenti, dai motori di ricerca, e che è il primo nostro docente. Perché io mi metto tra quelli che si reputa un nativo digitale, ma che lo è diventato dopo, cioè un nativo digitale un po' un diventato digitale più che un nativo digitale, partendo da analogico, partendo dal T9 della Nokia, partendo dalle navigazioni da un Pentium 200, qualcuno, chissà, molti di noi se lo ricordano, alcuni di voi per fortuna no. Sono molto più giovani di noi, però chi si ricorda, ho iniziato con un Pentium 200, navigavo su internet con dei minimi collegamenti ipertestuali. Invece noi facciamo molta fatica a capire il linguaggio dei nativi digitali, cioè di questa generazione che è già nata, è già stata approntata all'utilizzo e agli strumenti del Web 2.0. Ed è il motivo principale. Io dico principale nella stessa misura, ed è una provocazione, nella stessa misura dell'influenza che ha avuto la crisi nell'apparato economico, è la stessa motivazione, influenza che ha avuto appunto per il fallimento di molte aziende. Perché le aziende che ragionano in maniera analogica oggi fanno molta fatica a capire questo passaggio, cioè ad abbracciare o a sposare la cultura del web, a investire nel web, ad attivare gli strumenti del web. Ma ce ne sono veramente tante, e voi dite, non è un discorso di nord e sud, perché io lavoro in una zona
che è in Emilia-Romagna, in Reggio Emilia, tra Reggio Emilia e Modena ci sono moltissime aziende che hanno fatto anche la storia, dalla Ferrari alla Maserati. A parte questi colossi, ci sono una marea di altre realtà, piccole e medie imprese, che lavorano nel meccanico, che lavorano moltissimo con l'estero, che a un certo punto però si sono trovate ad avere un calo di fatturato, hanno avuto un calo fisiologico per via della crisi, ma anche perché non hanno avuto la forza di aggiornarsi, la forza di adeguarsi un po' alle dinamiche del mercato, perché il web ha veramente stravolto completamente le dinamiche del mercato, a partire dalla vendita. Poi vedremo anche il concetto di long tail, della lunga coda, come è cambiato anche il modello di business di tutte le aziende. Però questo è un passaggio fondamentale. Oggi la generazione nativa digitale, quindi chi vuole fare impresa, chi vuole cercare un lavoro, chi vuole promuoversi, chi vuole attivarsi sul web, deve usare un linguaggio sicuramente nuovo, deve crederci, soprattutto questo, deve crederci. Perché le aziende che dicono, ma sì, lo facciamo tanto per farlo, facciamo il sito web. Quindi deve esserci un atteggiamento da parte vostra, quando inizierete, e sono certo che come atteggiamento ad approcciare al web, di crederci, un atteggiamento di crederci come se fosse una fede, perché è così. Cioè, quella di abbracciare i nuovi strumenti, di attivarsi con i nuovi canali, di utilizzarli tutti, è veramente il presupposto per avere successo. E la missione ancora più difficile è quella di andare nelle aziende analogiche o dalle persone analogiche, come mi diceva, non c'è più, aspetta, la persona che diceva è cambiato un po' il modo di attivarsi, di fare, è al telefono, di fare delle attività sui social. Uno dei motivi principali è che le persone a cui parliamo sono analogiche, quindi non hanno la benché minima idea di cosa sia un'attività sul web o come si possa... Questo è un problema serio, soprattutto noi qui... Ma non... Il microfono. Questa è un'osservazione interessante, ti faccio da moderatrice, scusami, ma... Da... Oddio. Vabbè, dicevo che è un problema veramente serio che noi, insomma, della nostra generazione, diciamo comunque i giovani di questo periodo, vai, trentenni, che comunque cercano di entrare in questo benedetto mondo del lavoro, è un problema che sentiamo tanto, perché comunque c'è proprio questo gap generazionale tra chi sta magari nei posti, diciamo, di governo, comunque sia che sia un'amministrazione pubblica o un'azienda, e invece noi che magari ci proponiamo con delle idee che non sono assolutamente capite. Sì, perché parlate due lingue diverse. Una lingua diversa, sì, esatto. Ed è un problema serio. Cioè, tu magari proponi, non so, una campagna sul web attraverso i social network e loro rispondono con la macchina che hai sentito prima, che è passata, la macchina, con o i volantini. Sì. Quindi c'è un problema abbastanza... forte. E quindi qual è la nostra missione da oggi in avanti? È quella di abbassarci il più possibile al livello. So che per noi è difficile perché siamo sempre più nativi digitali, noi siamo sempre più interessati e quindi lo siamo diventati, quindi ci crediamo, però probabilmente non ci crediamo abbastanza. E uno dei primi passi è proprio quello di abbassarsi al livello di chi è analogico e di dire, bene, facciamo dei tentativi, proviamolo. Il miglior modo per convincere un'attività o comunque per fare in modo che questa persona sposi il nostro tentativo è quello di fargli vedere, toccare e provare le cose. So che è difficile, però oggi il web sempre a impatto zero, a costo zero, dà la possibilità di fare dei test, delle prove. Io, per esempio, quando realizzo dei siti web per dei clienti, per 7 o 10 giorni glielo faccio vedere, glielo faccio provare. Quando realizziamo delle campagne, misuriamo dei risultati facendo dei passaggi pilota, delle campagne pilota o delle campagne così di prova, e quindi
so che è una perdita di tempo, però purtroppo è un gap talmente, è una montagna talmente tanto grossa da scalare che con le parole non vai a convincerli, quindi bisogna provare e farglielo provare lo strumento, fargli provare tutte le potenzialità. So che uno dice, ma però è così. Quindi noi nativi digitali dobbiamo cercare di approcciare le aziende analogiche, le persone analogiche, cercando sempre di più di fargli capire lo strumento e farglielo provare il più possibile. L'altra componente del web 2.0 è sicuramente il mobile. Il mobile che anche qui è stato un fulmine che ha un fulmine a ciel sereno che ha completamente stravolto le abitudini di tutti e ha completamente stravolto anche le dinamiche del web. Ed è fondamentale parlarne. Spendiamo qualche parola adesso sul web mobile, perché da qui a poco tempo, adesso lo vedremo nelle prossime slide, la percentuale di persone che si connetterà da un dispositivo mobile sarà molto più alta, o comunque nel tempo molto più alta, fra qualche anno molto più alta rispetto ai dispositivi tradizionali. E questo non è un passaggio così scontato, perché da parte nostra, noi siamo sempre quelli che realizziamo i contenuti, cioè dobbiamo fare in modo che i visitatori comprino il nostro prodotto, comunque recepiscono il messaggio che noi stiamo comunicando. È fondamentale adeguarsi agli strumenti del web mobile, che sono molto diversi da quelli tradizionali, perché le abitudini dei visitatori su internet che accedono a internet stesso attraverso il mobile sono assolutamente diverse rispetto a quelle fatte da un PC. Quindi il mobile è un approccio importante. Per questo, se riusciamo, vediamo di creare una app e un sito mobile per a compimento di questo percorso. Quello che dicevo prima, questi dati sono, io ho trovato questa slide, ma l'ho fatto volutamente, di qualche anno fa, per dire che come già nel 2012 il 28%, adesso facciamo un test anche qui, chi usa lo smartphone o il tablet per accedere su internet? Praticamente il 100%. 99,9%. Quindi è un dato che è già dal 2012 al 2014, inizio 2014, insomma, già è un dato che viene significativamente stravolto. Quindi il potenziale è davvero grandissimo. Qui c'è un grafico che fa vedere quali sono le percentuali di accesso a internet da computer e da dispositivo mobile. Stimando l'attuale tendenza, il dato sarà invertito nei primi mesi del 2015. Nel 2015 c'è il sorpasso tra chi accede a internet attraverso il mobile rispetto a chi accede attraverso il computer desktop. Vediamo sempre un po' di numeri. Questo per darci veramente consapevolezza di quello che è il gap che si aprirà su internet. Sono dei dati veramente pazzeschi. No. Qui ovviamente sono. E il microfono intanto. Aspetta un secondo che. È questa la differenza. Ho capito cosa stai dicendo. È perché ci sono. Anche aumentiamo l'accesso, no? La facilità anzi ad usufruire dei mezzi mobili, diciamo, no? Sì. Però comunque mi devo rapportare con persone che su internet non ci sono mai andate in vita loro.
Quindi rapportandomi con un governante, diciamo tra virgolette, con un'amministrazione pubblica che ancora la pubblicità la fa con la macchina per sponsorizzare l'evento. Cioè il problema secondo me è da risolvere, dipende probabilmente in partenza. Punto primo, bisogna sempre capire qual è l'obiettivo della tua o la strategia della tua attività. Sì, no, in generale, naturalmente. Chiaro che in questi dati, qua si sta parlando delle persone che si connettono ad internet. Non stiamo parlando di persone, il campione non è totale di tutte persone. Questo è il campione di persone che si connettono ad internet. E quelle che si connettono ad internet oggi tendono in maniera vorticosa ad andare sempre più verso il mobile. No, io l'osservazione la facevo. E che ritorniamo al concetto di prima: facilità d'accesso, diciamo, che ancora non è famoso digital divide. Diciamo, esatto, cioè però il concetto di prima, che ci sono le persone analogiche che purtroppo ancora credo che siano la maggioranza. Esatto, quello è il punto. Cioè, ci sono queste persone analogiche che ancora non riescono ad accedere, non ci credo. Ma sono sempre di meno, però sono sempre di meno e credo che prima o poi comunque ci arriveranno, perché la generazione sta scalando. Ma prima o poi diventiamo più grandi noi, forse. Ma noi ormai diventeremo digitali al 100%, quindi assolutamente. Qui, esatto, questo grafico fa vedere con le linee rosse come il desktop abbia una tendenza al ribasso, come accesso sempre ad internet, e come invece tablet e smartphone tendino ad aumentare. E questa è una significativa di come appunto stia cambiando. Ecco, questo invece è un dato da tenere in considerazione. Poi ci arriveremo a quel punto lì, qualche strategia. Quando entreremo più nel pratico, vedremo qualche strategia per attrarre chi ancora non ci crede a venire sul web. Però è chiaro che sarà comunque una fetta che praticamente non la vai... Cioè, gli devi mostrare dei risultati, detto proprio fra... Ecco perché dicevo prima, bisogna farglielo toccare, vedere, provare. So che è fastidioso, so che... Però ha un prezzo. Crederci nel web ha il prezzo di sacrificare. Io sa quante volte ho dovuto fare dei siti o dei progetti web, anche delle app, realizzate, impostate, dove abbiamo lavorato per delle settimane, per solo farglielo provare. Poi hanno detto, gli fai la demo, gli fai provare, no, non ci interessa. Però è la percentuale di quelli che hanno detto, ah, caspita, ci piace, è molto più alta, però capita anche quello che non lo vuole fare poi alla fine. Quindi è molto cinestesica la cosa, devono toccare, capire e provarselo su se stesse, come un vestito, se non lo provi. Comunque, ritornando un po' al mobile, il 50% di noi, e questo è comunque un dato relativo al 2012, quindi è sensibilmente aumentata, accede almeno una volta al giorno su internet attraverso lo smartphone. E cosa fa? Qual è la cosa che fa principalmente? Allora, nel 58% dei casi invia un'email. Chi di voi invia un'email attraverso lo smartphone? Si riduce un po' rispetto a prima, però comunque c'è chi più o meno è allineato ai numeri della slide. Il 56% utilizza il mobile per i motori di ricerca, poi il 49% dei siti di social network. Questo fu probabilmente il dato che è aumentato di più, perché i social network hanno fatto un investimento molto forte sul mobile, e poi il 35% sui siti di condivisione video, presumo YouTube. Comunque è interessante, perché va a fotografare quelle che sono le abitudini delle persone che accedono ad internet attraverso il mobile. Questo perché? Perché poi, quando noi dovremo attivare la nostra campagna, queste slide poi dovranno essere tenute in considerazione, perché sono questi i dati che un'azienda
va a guardare, va a studiare, a osservare per fare poi delle campagne. Perché se internet sul mobile è utilizzata scarsamente per fare una cosa, è difficile che poi si imposti una campagna su quello. Quindi capire bene quali sono le abitudini del web mobile è importante per poi impostare delle campagne. E questo va fatto a prescindere, perché molte volte il fatto di attivare delle strategie sul web da parte di tutti non tiene in considerazione di quelle che sono le abitudini del posto, quelle che sono le abitudini del target di riferimento. Se dobbiamo fare una campagna su un target che va dai 15 ai 30 anni è un conto, e vogliamo fare una campagna su età probabilmente più alte è un altro. Quindi questi dati sono importanti da tenere in considerazione. La cosa significativa di questa slide, per esempio, è che il 90% di utenti di smartphone che accedono su internet cercano informazioni locali, quindi va un po' in contraddizione a quello che dicevi te. Cioè, chi utilizza lo smartphone, a parte quella fetta di... chi utilizza lo smartphone, e questo io lo confermo pienamente anche sulla mia pelle, chi utilizza lo smartphone, la principale cosa che fa, nel 90% dei casi, è quella di cercare informazioni locali. Il sabato sera io utilizzo il mio smartphone per vedere se c'è qualcosa in giro. Quindi è importante capire anche che il mobile, viene sottinteso, magari interpretarlo anche come uno strumento per la valorizzazione del territorio, la valorizzazione di eventi o di iniziative sul territorio. Il sito desktop magari è più orientato verso altre cose, però il mobile è molto attinente al territorio, perché quando si è in giro si è più interessati magari a sfruttare i canali del web per capire quello che si fa nel territorio. Okay? L'86% di questo 90% intraprende delle azioni. Sono dei numeri, quando li ho visti, sono dei numeri che mi hanno stupito, ma poi non troppo, perché effettivamente io confermo questi due dati, li confermo. Cioè, per come sono abituato oggi, da nativo digitale, è quella di quando mi trovo in giro, vado a fare un weekend da qualche parte, o sono anche nella mia città e non so cosa fare nel weekend, cerco delle informazioni, ma poi le faccio delle cose. Quindi c'è una logica conseguenza rispetto a quello che si è cercato, si è fatto. Quindi attenzione, perché sono delle spie, queste, che ci dicono che internet è uno strumento molto potente con il mobile, come un superpotere per investire nelle nostre iniziative, però farlo sul mobile sempre di più. Qua ci sono altri dati, la ricerca di informazioni locali è un'attività frequente, sempre su smartphone, il 56% cerca informazioni locali almeno una volta alla settimana, e il 22% ogni giorno. Anche questi sono dati molto forti. Questi numeri devono comunicarvi proprio veramente un invito concreto a crederci, perché il futuro è lì. Questi numeri, per esempio, possono essere sicuramente uno dei motivi per andare dall'azienda digitale o dalla persona digitale a dirgli: beh, questi sono numeri, perché non ti attrezzi? Sai cosa ti stai perdendo? Ci siamo? Mi avevi fatto quella domanda all'inizio. Questi sono dati che vanno fatti presente, perché il 55% poi si è messo in contatto con l'attività commerciale. Se dovete fare un volantino, si parlava prima di volantini, tu non puoi, cioè, fare delle attività tradizionali non significa escludere delle attività sul web, perché adesso c'è il concetto di online advertising, cioè non online, ma cioè tutto,
advertising. Cosa significa? L'integrazione tra la campagna tradizionale, il modo di comunicare tradizionale e il modo di comunicare attraverso il web. Le due cose possono trovare un punto in comune. Banalmente, se fai un volantino, puoi fare un QR code, chiaro, vai ad impattare sempre i nativi digitali, sì, lo so, è ovvio, però per la regola dell'uno vale uno, è comunque un dato di fatto. Tu puoi dire, puoi fare un volantino, puoi, quindi metodo tradizionale che va a impattare su tutti, poi però fai un QR code che permette a chi ha uno smartphone, e quasi tutti ormai lo fanno, chi è che sa che cos'è un QR code? Ok, però alziamole le mani perché io poi faccio fatica, diciamo proprio così. Ok, col QR code, attraverso quel codicino che si può, come se fosse un codice a barre, si può fotografare e ci si connette direttamente online, su un sito internet. Questo è un esempio di come le due cose si possono parlare, perché non sono nemiche. Cioè, la campagna tradizionale, la campagna online, sebbene questa non venga recepita da tutti, però può comunque trovare un punto in comune e poter essere efficace. Quella di un volantino che sia valida per entrambe potrebbe essere quella di un QR code o di una promozione particolare. Ma non è scontato, lo so, perché io vengo... Come dicevo quando mi sono presentato all'inizio, so da dove vengo, anche io conosco il territorio, magari a Reggio Emilia, sono un pochettino più attenti a questo, però anche territori un pochettino più indietro conoscono, fanno fatica a capire questo, però è un'attività che paga alla fine. Quindi 55% si è messo in contatto con l'attività commerciale, il 61% ha visitato l'attività commerciale, il 22% ne ha parlato ad altri. Si innesca il passaparola. È importante anche quello perché va ad amplificare poi l'attività. E il 32% ha effettuato un acquisto. Quindi ponetevi un campione di 100 persone, questi dati sono veramente pazzeschi quando si fanno delle campagne di questo genere. Non sono calate sul territorio, è vero, quindi non è una statistica vera al 100%, ma mediamente queste campagne fatte danno questi risultati e secondo me è una cosa sbalorditiva. Il 50% delle ricerche effettuate per trovare qualcosa nelle vicinanze viene svolto da dispositivi mobile, ok. Il 61% dei consumatori che l'hanno fatta finisce per contattare l'attività trovata. Il 59% passa fisicamente, quindi non si fida di comprare sul web o non si fida di quello che legge, comunque si ripromette di andarci. Il 50% si trasforma in acquirente. Quelle in rosso sono le cose negative, perché, attenzione, il web, così come tutte le altre cose, hanno sempre una doppia faccia. Se non fatto bene, e quindi se fatto in maniera approssimativa o fatta male, rischia di essere un boomerang. Poi vedremo qualche caso di boomerang famosi nel web, e là sarà veramente divertente. Comunque, il 40% dei visitatori abbandona un sito che non ritiene adatto al dispositivo su cui lo visualizza. Dal momento che siamo abituati ad andare sul web e a trovare le informazioni sul web, oggi chi ha un sito ed è soltanto ottimizzato per i dispositivi tradizionali, desktop, dice vabbè, lo apre anche dal cellulare, cioè il mio sito lo apre anche dal cellulare. Succedono dei pastrocchi incredibili, perché non essendo ottimizzato e vedendosi da schifo, il 40% rischia di abbandonare il sito, il dispositivo, e la cosa più importante, il 57% non si fida più e non raccomanda quell'attività. Ora, questo è un difetto dei nativi digitali. Cioè i nativi digitali, se vedono un sito che fa schifo, volevo dire un'altra parola, ma se fa schifo, può essere un'attività che vende i migliori prodotti,
di grande qualità, ha un modo di lavorare molto, molto qualitativo, positivo, c'è cioè ottime relazioni, le commesse sono bravissime. Parliamo di un negozio, le commesse sono bravissime, consegne puntuali, garanzie, eccetera, eccetera. Ma parlando di un utente che arriva a quell'attività attraverso il web, e abbiamo visto che i numeri sono molto alti, se il feedback che viene dal sito web è negativo, lui non andrà a comprare da quell'attività. Quindi abbiamo una premessa che l'attività funziona bene, lavora bene, per il proprio mestiere lavora bene, ma la sua reputazione, quindi cominciate a segnare la parola reputazione, online è cattiva perché non era pronta a utilizzare quei canali, gli va ad inficiare quella che è il suo lavoro. Quindi non è che il web oggi è una scelta, ma fra poco sarà una necessità, sarà un obbligo, perché la reputazione di un'azienda oggi viene misurata anche per quelli che sono i suoi metodi di comunicazione o la sua presenza online. Non basta più la presenza fisica e basta, o la tradizione o la storia. La stessa cosa vale per chi cerca lavoro. La prima cosa che fa oggi un responsabile manager, io ne conosco tanti perché il mio lavoro è proprio quello di parlare con i responsabili manager, i manager del personale o chi segue l'HR delle aziende, chi segue, diciamo, il personale delle aziende, che solitamente segue anche la formazione del personale, c'è anche della formazione obbligatoria per il personale che è legata alla sicurezza, quindi comunque devono farla questa formazione. Io ci vado a parlare con queste persone. Queste persone mi hanno confermato, e ho delle testimonianze anche concrete, che quando ricevono un curriculum, anche via email, e trovano un profilo interessante, la prima cosa che fanno è su LinkedIn. LinkedIn, e se non c'è su LinkedIn, vanno a vedere su Facebook. Per questo poi vanno su LinkedIn. Allora, dal punto di vista professionale vanno più su LinkedIn. Ma comunque, allora, l'HR, allora, dipende. Allora, vi do io qualche indicazione. Allora, l'HR della grande azienda da 50 dipendenti in su va su LinkedIn, perché è presente su LinkedIn. Poi vedremo su LinkedIn, c'è proprio un modo molto. Lì il curriculum è aperto e quindi va su LinkedIn. L'azienda un pochettino più piccola, da 7-8 unità, va comunque su LinkedIn se utilizza bene gli strumenti, però utilizza anche Facebook. Poi è chiaro che su Facebook è un profilo abbastanza abbottonato, quindi poi se è abbottonato va su LinkedIn. Sicuramente non su Twitter, però LinkedIn e Facebook se la giocano. Le aziende grosse, da 50 dipendenti in su, va proprio, è una cosa automatica. Curriculum, LinkedIn. È un dato confermato, infatti ormai è una tendenza che è diventata una realtà a tutti gli effetti. Quindi la reputazione online, qui adesso stiamo parlando di reputazione online sul mobile, è importante avere un proprio sito che sia pronto all'uso per il web, perché dà una reputazione diversa. E la reputazione è una cosa che lavora sulla mente conscia e sulla mente inconscia, cioè ci dà delle emozioni, ci dà delle componenti che ci fanno ricordare quell'attività. Ah, lavora bene, è presente sul web, è seria. Quindi un motivo in più per crederci. La reputazione lavora anche molto sul mobile. Per fortuna sul mobile oggi ci sono molti siti che sono sul desktop, vanno bene anche per il mobile, sono ottimizzati. Poi vedremo perché e quali. Vabbè, l'82% ha cercato un prodotto o un servizio sul proprio telefono, qui si parla dei dati di cui abbiamo visto prima. Poi i canali, non è detto che uno escluda l'altro. Quante volte nei momenti morti, aspettando un bus o cazzeggiando, scusatemi il termine, ci siamo
Io prima stavo guardando delle, devo comprare un'auto, stavo guardando delle auto su AutoScout, quindi sul mobile, nel momento morto, mi stavo così spulciando delle auto da vedere nelle concessionarie online e in particolare su AutoScout. Poi però, se voglio fare un acquisto, posso farlo attraverso il computer, oppure posso farlo andando da quel negozio. Quindi non è che le cose si escludano. Il 41% va a fare un computer, va a fare un acquisto attraverso poi il computer. È tipico dell'abbigliamento questo. Yux, chi conosce Yux? Sempre lei? Le donne tutte hanno alzato la mano. Zara online. Zara e Yux sono le aziende che più hanno fatto successo con le vendite online dei propri prodotti, ma non solo. Quelli più diffidenti che non hanno comprato online attraverso lo smartphone, attraverso il computer, hanno poi chiesto informazioni al negozio più vicino. Ma quella giacca, quindi questi numeri che sono aumentati e sono destinati comunque ad aumentare, ancora una volta confermano questa tendenza del web a cambiare le nostre abitudini nell'acquisto di un prodotto, nell'acquisto di, o nella proposizione di un evento, di un'iniziativa. Ok? L'M-commerce, che è mobile commerce, prevederà comunque, come dicevo prima, una crescita del 26%, quindi continuerà a crescere e prevede di fare più acquisti con dispositivi mobile in futuro. Ecco, il sito tradizionale sul mobile. Qual è la parola chiave? Vediamo se siete davvero bravi. Qual è la parola chiave di un sito web che funziona bene sul desktop e funziona bene sul mobile? Tu sei bannata. Esatto. La parola chiave è responsive, o la responsività di un sito web. Ok? Cosa significa? Che, banalmente, se un sito web aperto su un portatile o su un PC o su un monitor più grande, in un modo deve essere ottimizzato su uno schermo da 3 pollici, in qualsiasi schermo il sito deve vedersi correttamente, deve essere fruibile correttamente. E la parola responsive è una parola chiave. Per fortuna quello che noi faremo, il sito che noi faremo in questa esperienza è responsive, perché è basato su WordPress. WordPress ha questo vantaggio, anche insieme ad altri CMS, che garantisce una grande responsività dei propri siti. E ripeto, come dicevo prima, è importantissimo questo, perché se il sito non è ottimizzato e non è responsive, c'è l'effetto boomerang. Quindi avere un sito solo sul desktop, vi assicuro che sono tantissimi quelli che realizzano un sito e poi non vanno neanche a controllare com'è sul proprio cellulare. Sono veramente tanti. Chi di voi ha un sito? Ok, di nuovo. Alzatela la mano, se no faccio fatica. Alzatela, non preoccupatevi, tanto le ascelle sono... Avete lavato le ascelle? Allora... Ma, no, no, però mi riferisco a chi altro avanti? Ok, questa è un'occasione per averlo. Noi siamo qui per realizzarlo. Comunque, rialziamo le mani, chi ce l'ha? Ecco, com'è il vostro sito sul mobile? Lui fa schifo. Il tuo? Ok. Non ha il sito, ma non va. Ecco, avete visto, ci sono già tanti esempi dove
Ed è una zappa che ci siamo appena tirati sul piede, proprio perché i numeri ci dicono che ormai vengono più dal mobile. Io vorrei, se abbiamo tempo lo vediamo, le statistiche di accesso ai miei siti web confermano questo. Cioè siamo lì, il mobile ha superato, anche se di poco, sul mio sito. Io lavoro con le aziende, quindi le aziende in un'ora lavorativa sono connesse al computer, quindi sarebbe più probabile che l'accesso arrivi da un dispositivo fisso. Eppure, di poco, mi pare che sia 53%, la 53-47% viene da dispositivi mobile. Per mobile intendo tablet e smartphone. Quindi è cambiata quella. E quindi avere un sito e non ottimizzarlo per mobile è già tirarsi la zappa sui piedi. Sono un po' insistente. Questo signore è stato quello che poi ha rotto le palle, scusate, però è stato lui quello che ha cambiato davvero tutto, perché quando ha ideato l'iPhone, cioè prima dell'iPhone, c'erano tanti dispositivi mobile, c'era il progetto Palm, chissà chi conosce Palm? Nessuno? Oh, finalmente c'è qualcosa che non conosci. Comunque, il progetto Palm, che era tra l'altro di proprietà della Apple, era già un tentativo di rendere tattile l'esperienza del web e di fare del web mobile e di lavorare con dei dispositivi sempre più connessi in rete, che è un tentativo che è miseramente fallito. Parlo degli anni a cavallo del fine anni 90, inizio anni 2000, quindi... Comunque tanto tempo fa ed è miseramente fallito. Questo perché? Perché probabilmente non eravamo pronti noi. Poi è arrivato questo signore che ha messo su un telefono un solo tasto, quindi nella sua cultura zen ha fatto di tutto per semplificare, ha fatto un prodotto a prova, come lui stesso ha messo, a prova di scemo, e ha realizzato un prodotto che ha messo in condizioni a tutti di entrare, di accedere tramite un cellulare, accedere al web, e ha cambiato completamente la cultura del web, perché ha realizzato questo sistema operativo che si chiama iOS, il sistema operativo di Apple per quanto riguarda i dispositivi mobili, che è talmente semplice, talmente facile, che tutti siamo in grado di poter utilizzare uno smartphone, poter accedere ad internet e poter arrivare al web con le applicazioni. Poi non pago Google, che è un altro colosso della rete, ha pensato bene di creare un altro sistema operativo che si chiama Android, che insieme a iOS di Apple ha stravolto un po' anch'essa i metodi e le modalità di accesso alla rete attraverso le app. Ha creato un sistema operativo altrettanto facile che copre tutta la gamma di degli smartphone e dei dispositivi che non sono Apple. Okay? Questi due insieme hanno realizzato... hanno creato un ecosistema che è quello delle app, che oggi governano un po' il mobile. Quindi il web mobile è un accesso alla rete attraverso lo smartphone e il dispositivo mobile come il tablet. Poi però ci sono le app, che sono un plus. È un plus che è assolutamente indispensabile oggi, utile per lavorare con il web, e ha cambiato il web, perché oggi le app possono essere delle applicazioni che permettono l'accesso al web e l'utilizzo del web secondo diverse accezioni. Cioè oggi ci sono dei videogiochi che lavorano con il web attraverso delle app, quindi l'accesso alla rete è filtrato attraverso questi canali, che sono appunto le app, che hanno ognuna
dei ruoli specifici, cioè le app che lavorano per trovare le canzoni, le app per fare le fotografie, le app per giocare, le app per acquistare, le app per i social, sono app di ogni genere. Questo ecosistema è gestito, vabbè, qua vado molto veloce perché sono cose che sicuramente sapete, ma andiamo a ripetere velocemente, è gestito attraverso l'App Store, che tutti conoscete immagino, che è appunto il marketplace delle app di Apple, e poi di Google Play, che conosciate, immagino conosciate tutti, dove sono presenti tutte le app di Android e non solo. Questo però è importante, perché quando le app le conosciamo tutte, non spreco altre parole, però quando siamo di fronte, ok, noi dobbiamo realizzare un'app, abbiamo una scelta da fare, ok? Questa scelta è realizzare una web app, cosiddetta web app, oppure un'app nativa. Chi mi fa un esempio di un'app nativa e chi un esempio di web app? Microfono. Fai un esempio un pochettino più meno tecnico che noi. Facebook, eh? E questo quindi non risponde alla domanda. Neanche una? No, è giusto per far capire la differenza. Secondo voi WhatsApp, che è un'app nativa o un'app, una web app? Nativa? Tutti d'accordo? Non saprei. Secondo te perché è nativa? Tu che hai risposto? Ok. Esatto. Sulla prima, sul browser, è parzialmente vero. Sull'utilizzo dell'app l'app nativa fondamentalmente è un'app realizzata da programmatori, in questo caso praticamente solo programmatori, che realizzano un'app che si integra alle funzionalità del sistema operativo e ne sfrutta tutte le componenti. Se arriva un messaggio di WhatsApp, il telefono vibra, quindi si interfaccia perfettamente al sistema operativo, quindi WhatsApp è una app nativa. Le web app invece sono le app, sono dei siti mobile altamente responsivi che diventano delle app vere e proprie. Ok? Esatto, che poi possono diventare comunque delle iconcine, quindi non te ne accorgi nemmeno, possono diventare delle app. Per esempio l'app di Facebook, lì hai fatto un'osservazione corretta, è nativa, però in realtà il front-end è quella di una web app. Cioè, se tu apri, se fate un tentativo, se voi fate facebook.com, a un certo punto vi viene chiesto o scarica l'app o visualizzalo mobile. Visualizzandolo mobile avrete poi la sensazione che è come se foste tornati nell'app, perché diventa esattamente la stessa interfaccia che vedreste all'interno dell'app. Però è una web app, avete avuto l'accesso attraverso il web. Ok? Adesso lo vedremo meglio. Perché questo è importante. Quando, facendo questo lavoro, prima o poi qualcuno vi chiederà, ma io sono interessato all'app, e lì poi, o viceversa, ma nella stessa misura, quando volete realizzare il vostro progetto, avete realizzato un sito, volete realizzare il vostro progetto, vi ponete voi la questione, ma adesso cosa realizzo? Un'app nativa o una web app per la mia attività? Ed è fondamentale sapere qual è la differenza tra le due, quali sono i costi di produzione, cosa significa, come funziona. Quindi dicevamo, l'app nativa sono
dei software veri e propri che sono sviluppate in linguaggio macchina, quindi sono state programmate ad hoc e devono essere scritte e compilate appositamente per ogni tipo di sistema operativo supportato dal device. Quindi ci siamo. La web app o sito mobile è una vera e propria pagina web che è accessibile da qualsiasi smartphone che supporta un web browser ed è connesso ad internet. In questo caso ci aiuta moltissimo l'HTML5, che poi vedremo cos'è e come funziona. Quali sono i vantaggi di un'app nativa? Sono importantissime queste, perché rispondete alle domande di cui ci siamo posti prima: è meglio uno o l'altra? Allora, un'app nativa innanzitutto sfrutta le notifiche push. Che cos'è una notifica push? Ok, quindi una notifica, un suono, un'apertura di un pop-up, l'apertura di un messaggio. Una notifica è appunto un messaggio, un'informazione, una comunicazione che ci arriva, che interagisce con il nostro smartphone e attraverso un pop-up, attraverso una vibrazione, attraverso un suono diventa visibile. Quindi è importante, perché attraverso le notifiche, attraverso l'integrazione del sistema operativo, un'attività che organizza un evento a cui abbiamo fatto scaricare la nostra app, molti lavorano con le notifiche push, ed è molto funzionale lavorare con le notifiche push, perché andare con una semplice notifica, informare o sollecitare l'interesse delle persone che hanno scaricato l'app è molto importante. Quindi la notifica push è probabilmente uno dei vantaggi principali dell'app nativa. Poi c'è l'accesso a tutti i sensori, l'accelerometro, il magnetometro, il sensore di prossimità, quindi anche questo è un altro dato importante, soprattutto per le app realizzate per promozione o per attività legate al territorio. L'accelerometro, per intenderci, è la possibilità di spostare il telefono e di avere il sensore di prossimità. Serve, per intenderci, è un GPS fondamentalmente, ci avverte quando ci avviciniamo. Quindi c'era un'applicazione, una delle prime applicazioni native che ha fatto moltissimo successo, che si chiama Around Me. Chi conosce Around Me? Ecco, Around Me è stata un'applicazione che ha fatto un successo pazzesco all'inizio, perché con Around Me, che esiste ancora, potete scaricare, è gratuita tra l'altro, siete andati a fare un weekend da un posto che non conoscete, volete trovare il ristorante più vicino o la farmacia più vicino, qualsiasi cosa più vicino, lui ha già, con il sensore di prossimità, ti dà la distanza e ti crea il percorso per arrivarci. Ha anticipato Foursquare, però un'ottica più social di Around Me. Around Me e soprattutto Foursquare è legata ad un'ottica social, quindi segue molto le utenze. Around Me invece è un'applicazione proprio basilare, semplicissima, una delle prime tra l'altro, forse una delle prime che ho scaricato io nel 2008, proprio, quindi parlo di tanti anni fa. Quindi è sicuramente un dato molto importante il sensore di prossimità quando si parla di un'app, perché per le attività territoriali soprattutto è fondamentale. Ok, le app native possono essere pubblicate negli store, quali l'Apple Store, il Google Play o il BlackBerry Store, eccetera, eccetera. Una differenza sostanziale delle app native e delle web app è che le app native possono funzionare anche offline, a parte quelle che richiedono una connessione ad internet perché magari devono un e-commerce, però ci sono le app in modalità offline
le app native possono essere offline, possono essere un videogioco per intenderci, che quando, insomma, quindi per intenderci, GUI più reattiva, GUI è l'interfaccia grafica tradotto, e effettivamente un'app nativa ha dei tempi di reazione rispetto ad una web app molto più veloce, perché un'app nativa è come se si installasse all'interno del sistema operativo del telefono, quindi ha una comunicazione di sistema più veloce. La web app invece deve connettersi all'esterno, quindi questi sono i vantaggi dell'app nativa. Microfono. Esatto, io le chiamo le radiografie perché ti stanno inquadrando. Sono utilizzate e richieste molte volte per un'ottica commerciale. Cioè, l'ottima commerciale, perché se tu dai delle informazioni di un certo tipo, cioè se ti chiedono molte volte ti piace più la pizza o la carne, perché poi dal punto di vista commerciale ti fanno delle attività. Ok, esatto, brava, ho capito. Questa è una domanda importante, perché per policy le case, in questo caso parliamo di iOS e Android, quindi Google e Apple, per policy loro danno la possibilità a terze parti di sviluppare delle app e poi di integrarle nel sistema operativo. Stiamo parlando di app native, no? Quindi danno a tutti la possibilità, cioè tu sei un programmatore, vuoi realizzare la tua app, la programmi, noi la valutiamo e te la facciamo pubblicare sul nostro store e la vendi. C'è un costo iniziale che è di $90, che si chiama costo sviluppatore, credo, parlo di Apple. Google è gratuito, però per chi vuole realizzare un'app nativa su Apple deve attivarsi a un programma sviluppatore, spendere circa $90, poi può programmare la propria app e pubblicarla sullo store, ok? E poi venderla. Tutte le app Apple le valuta una per una, molte sono state bocciate, per esempio alcune app legate alla discriminazione razziale, c'è stato un caso famoso di uno che aveva fatto la frase del giorno di Hitler, qualcosa è stata bocciata, per esempio, sono state delle cose controverse. Però l'altra, quindi questa è una premessa, poi c'è un'altra policy importante, che chiunque realizzi la propria app deve tenere in considerazione che comunque è sempre l'utente che ha il telefono che decide. Ok? Quindi la tua app si integra perfettamente con il mio sistema operativo, quindi puoi sfruttarlo appieno, puoi sfruttare notifiche, puoi sfruttare tutti l'accelerometro, puoi sfruttare il sensore di prossimità, tutte cose che ti ho dato io, Apple. Parliamo di Apple per fare semplicità, però vale la stessa cosa per Android. Però quando scarichi l'app devi chiedere all'utente che se la scarica se ti autorizza, te che hai creato l'app, a sfruttare queste sue cose, a sfruttare tutte le potenzialità del telefono. Per questo ti fa queste domande, perché è una policy di Apple, è una policy di tutti i sistemi operativi. Cioè io ti do a disposizione l'integrazione del mio sistema operativo, però è sempre il consumatore finale che decide se accettare o meno. Se tu decidi di accettare, non è che l'app ti spia, ma sfrutta semplicemente le notifiche. Ok, se tu non dai l'autorizzazione a Instagram, che è un'app sviluppata da una terza parte, ad accedere alle tue foto, che invece è una funzionalità del sistema operativo di Apple, non puoi sfruttare il tuo catalogo fotografico. Così come se vuoi che ti venga fuori un pop-up del messaggio di WhatsApp, che è un'applicazione di terze parti, anche qui, se vuoi che ti venga fuori, devi dare ok, voglio avere le notifiche da parte di quell'applicazione. Quindi è chiaro che anche sulle notifiche push, tu puoi dire, tu Zara, scarichi l'app nativa di Zara, c'è una nuova giacca, e allora Zara cosa fa? Vum, ti manda la notifica, c'è una nuova giacca. Sei tu però che decidi se
vuoi che ti arrivi questa notifica e questo messaggio. Ok? La policy può essere gestita. È anche vero però che ci sono delle policy, quando noi diamo l'autorizzazione, c'è l'altro lato della medaglia, che quando noi diamo l'autorizzazione a queste notifiche, il più delle volte stiamo dando anche la disponibilità a metterci un po' in sala mensa, crocifisso. Sì. Sì, loro accedono, perché loro ti pongono questa domanda come accedere a notifiche, ok, però poi ti dicono possiamo accedere alle tue foto, possiamo accedere alle... Quindi loro accedono, quindi controllano. Sì, in alcuni casi, questo vale anche per i siti sul desktop, però quindi... E qui c'è un contenzioso grossissimo, c'è l'antitrust che... Le applicazioni... Sì. È lo stesso sistema, scusami. Ci sono le app anche per Facebook, no? Tipo Candy Crush, quelle sono app, sono dei giochini, ma sono delle app. Quando tu vuoi giocare con quel gioco, vuoi accedere a quell'app, ti chiedono, vuoi, ci dai il permesso di accedere ai tuoi contatti? In quel caso è sempre un'attività di scambio. Noi stiamo dando... Noi ti facciamo giocare al nostro giochino, noi ti facciamo... però tu mi stai dando i tuoi contatti, mi stai dando le tue abitudini, mi stai dando la tua vita. E qui viene in mente... a me mi viene in mente quando mi fanno queste domande il film di Fight Club. Chi è che ha visto Fight Club? Ecco, lo sapevo, 100%. Ecco, dove Brad Pitt a un certo punto dice tu non sei il conto in banca. Tu... Ecco, esattamente il contrario, oggi siamo quello. Non è giusto, non sto dicendo che è giusto, però siamo quello. E il web ci ha praticamente radiografato. Quindi ci sono le cosiddette campagne di, si chiamano, credo, adesso la memoria mi sta un po'... Retargeting. Sì, retargeting. Le campagne di che cos'è? Se tu oggi vai su Google, no? Hai dato il permesso al tuo browser, ti connetti con Internet Explorer, Chrome, Mozilla, browser, e dai l'autorizzazione a memorizzare con i cookie, questo termine malefico, cookie, dai a memorizzare le tue connessioni, le tue ricerche. Arrivi a un certo punto che tu, oggi devo cambiare le gomme alla mia auto, e quindi vai subito e dici, vediamo un negozio che cambia le gomme, cerchi, cambio gomme, il migliore offerta... E lì già il web ti sta spiando. Dopo due giorni tu ti connetti, chiudi il computer, vabbè non lo trovate, dopo due giorni tu ti connetti da Facebook, guarda caso c'è la pubblicità, quelle si chiamano campagne di retargeting, cioè ti ricordano dalla tua ultima ricerca quello che stavi facendo, quindi, e te lo ripropongono poi sotto diversi... Sì. E attenzione, perché sui voli cambiano anche il prezzo adesso. Questo non so se lo sapete, però oggi tu che hai già cercato un volo ti capita spesso di andare a Londra? Quindi sei abituato a cercare i prezzi su Londra, è più probabile che dalle prossime ricerche paghi di più perché vedrai un prezzo più alto. Quindi il consiglio è, a me non dispiace molte volte che mi arrivino delle pubblicità, io sono attento a delle offerte, quindi non mi dispiace che a volte mi arrivino delle offerte, comunque tanto la pubblicità sponsorizzata la prendiamo comunque, quindi a quel punto è meglio che mi arrivi relativa a quella dei miei interessi, quindi può avere senso. Però attenzione a non farvi fregare, tra virgolette, da quel sistema lì. Quindi un browser, io ne utilizzo uno. Uno aperto alle pubblicità e uno non aperto alle pubblicità. Quando devo comprare poi fisicamente qualcosa, utilizzo sempre quello che è abbottonato, chiuso, in modo che so che sto prendendo il prezzo migliore o il prezzo giusto. Quindi attenzione, perché oggi purtroppo è così. Dobbiamo... pararci i cosiddetti.
Allora, abbiamo visto i pro, i contro. Il primo lato negativo di un'app nativa è sicuramente che è costosa. Cioè, chi sviluppa un'app o chi la compra ha dei costi molto alti di sviluppo e anche dei tempi molto lunghi di sviluppo. E poi la cosa fastidiosa, che per le aziende è veramente un handicap forte, è che quando si parla di sviluppo di un'app, solitamente oggi il mercato è diviso a metà, ma spannometricamente saranno 40% Apple, 40% Android e 20% tutto il resto. Non voglio sparare dei dati così a caso, ma più o meno questa è la... Se tu sviluppi un'app nativa, devi svilupparla, devi sviluppare un'app nativa per Apple, per iOS, un'app nativa per Android, un'app nativa, e quindi devi fare più lavori, addirittura molte volte, anzi, più delle volte, c'è un programmatore per Android e c'è un programmatore per iOS. Quindi, sicuramente uno dei lati negativi è che i tempi e le modalità di realizzo sono molto costose. I tempi di aggiornamento è l'altra nota negativa, perché ogni volta che facciamo un upgrade, possono essercene tanti, della nostra app, magari dopo dei mesi facciamo la nostra prima release, la pubblichiamo sullo store, però poi magari vogliamo aggiornare qualche funzionalità, anche lì Apple o Android o Google vanno a controllare se rispetta tutti i requisiti, se quindi i tempi si allungano. Quindi è un altro contro. E poi, come dicevo prima, c'è il problema che un'azienda che realizza un'app sia per Apple che per Android deve essere un'azienda che è disposta a spendere almeno 5-6 mila euro. I limiti nel senso di... Sono praticamente gli stessi. Allora, BlackBerry è un sistema che è nato fondamentalmente per il business, e comunque uno dei limiti principali è che hanno lo schermo dei BlackBerry è completamente diverso da quello di Apple e di iOS. Non solo. Apple, per esempio, aveva dall'iPhone 3 aveva uno schermo, poi quando è passato all'iPhone 4 ha implementato il cosiddetto schermo retina display, che ha cambiato la risoluzione di tutte le app, quindi chi aveva un'app ha dovuto riscriverla e adattarla ai contenuti. Per BlackBerry anche lì lo schermo è completamente diverso, quindi ha il proprio linguaggio di programmazione, però app per BlackBerry native io ne conosco poche, o c'è pochissima roba. Saranno perché non vanno a. Non è un prodotto di massa, quindi no, c'ha dei costi di produzione molto alti. Cioè, ormai la massa, cioè tu puoi realizzare un'app, te la puoi ripagare fin quando hai chi se la compra, ma BlackBerry. A parte il nome BlackBerry, ma poi fondamentalmente non ci vai a fare un giochino con BlackBerry, non ci vai a fare un'app. E poi oggi ho visto comunque che chi ha il BlackBerry in tasca l'azienda gli ha dato il BlackBerry. Il fatto di avere delle app magari sul divertimento va a deprofessionalizzare il prodotto, lo va a posizionare in maniera diversa, quindi non gli interessa neanche realizzare tutte le app. Quindi sinceramente è una cosa che non ha tanto senso andare ad approfondire. Però le app, poi è chiaro che si parla di app più o meno complesse, un'app mediamente complessa in programmazione arriva a costare dai 4 ai 5 mila euro per l'uno e per l'altro sistema.
passiamo alla web app. Invece la web app ha come vantaggio o pro praticamente il tallone di Achille delle app native, cioè lo svantaggio delle app native diventa uno dei vantaggi delle web app. Ha dei tempi di sviluppo molto veloci. È facile da aggiornare perché molte volte è legata a un sito web, quindi se aggiorni il sito web automaticamente aggiorni anche la web app. È accessibile ovunque ed è disponibile visualizzarla su qualsiasi device, quindi non c'è il problema che devi realizzarne una per iOS e una per Android. Ne realizzi una e questa è ottimizzata per una e per l'altro, quindi la web app, io sono, lo dico candidamente, sono del partito delle web app, proprio perché sono più veloci, più snelle, dei costi di produzione più bassi, e meno che uno non deve creare un sistema criptato, deve gestire i database di un certo tipo, ma in Italia ancora siamo un po' indietro da quel punto di vista. Poi, allora, il terzo punto, c'è scritto che le web app è possibile visualizzare qualsiasi device ed è inoltre possibile far scomparire la barra di stato. Per intenderci, quando apriamo un sito web c'è la cosiddetta barra di stato, no? La parte superiore, okay? Che dà la percezione di navigare su un sito web e non di navigare su un'app, non di lavorare su un'app. Con l'HTML5 e con lo sviluppo delle web app è possibile di fare il cosiddetto bookmarking del sito, cioè di metterlo tra i preferiti, fondamentalmente aprendo il sito web, una pagina web, questo potete fare per qualsiasi sito, cliccare su questa iconcina in basso e fare aggiungi a home. In questo caso viene installata come se fosse installata un'app, diventa una vera e propria app. Quindi la web app diventa molto invitante, facile da sviluppare, facile da realizzare, interessante. Poi ci sono dei meccanismi che fare proprio un sito web responsivo non diventa una vera e propria app, diciamocelo, però insomma aiuta. In quel caso si possono realizzare invece delle web app ottimizzate da app, ed è quello che proveremo poi a fare nell'ultima giornata del corso. I contro, niente notifiche push, quindi tua attività, fai fatica a trovare dei sistemi devi trovare dei meccanismi alternativi. Per esempio, io ho realizzato una web app per un cliente su Reggio Emilia e questo qui ha detto ma non c'ho le notifiche push. Ho detto vabbè, allora facciamo l'app nativa. Poi ho fatto il preventivo, ho detto no, facciamo la web app e ci siamo inventati un sistema di notifica che diamo, la notifica non è tanto andare nell'app attraverso l'app, cioè non è una notifica che viene dal cellulare, ma sollecitiamo il cliente ad aprire l'app e poi c'è una notifica all'interno dell'app, perché poi le notifiche vengono sulle web app non funzionano quando sono push, però poi all'interno di un'app tu puoi fare tutte le notifiche che vuoi, chiaramente, ok? Non è possibile installarla nello store. Però qui la cosa sta cambiando, infatti c'è scritto per ora, qui la cosa sta cambiando, ci sono delle web app state autorizzate da Apple e delle web app già ampiamente su Google, questo problema già non c'è più. Apple era recalcitrante al fatto di inserire nel proprio store delle web app, anche perché le web app danno la possibilità a tutti di creare, quindi diventerebbe davvero troppo dispendioso. Quindi era molto recalcitrante. Adesso sta cominciando a cambiare, perché delle web app fatte bene oggi si avvicinano molto delle app native. Quindi, insomma, le web app secondo me sono il futuro.
Uno degli svantaggi più importanti invece è che funziona solo online in quel caso, è web app, quindi deve lavorare per forza sul web. Qui c'è una infografica, vabbè, molto veloce, si vedrà sicuramente male perché la risoluzione è molto è messa male, però ve la riassumo io. Web app è veloce, ma la app nativa è molto veloce. I costi di sviluppo e i costi di mantenimento per la web app sono molto ragionevoli, mentre per le app native sono assolutamente non ragionevoli e molto costose. Gli app store, sì, per entrambi, diciamo, ormai, e il processo di approvazione degli store, cioè ogni app, come vi dicevo prima, devono valutare i propri, le proprie creazioni, le proprie app. In questo caso il tempo è indifferente per l'uno e per l'altro. Ok? Percentuali di utilizzo, vabbè, le web app per il momento sono molto più diffuse, soprattutto per gli shop, perché si integrano perfettamente con i siti web, i meccanismi di ricerca sono più orientati alle web app, anche le web app legate all'intrattenimento, ai video, sono più affine queste attività ad andare sulle web app piuttosto che sulle app native, perché sulle app native bisognerebbe poi caricare un video che è già di per sé molto pesante all'interno dell'app, mentre diventa strategica la navigazione, che è il penultimo, questo step qui, la navigazione, il GPS, lì l'app nativa chiaramente sfruttando il GPS ha un'altra percentuale di utilizzo. Vabbè, queste poi sono delle cose che quando si fanno delle app native, delle web app, ci sono poi dei meccanismi di misurazione, di statistica. Nel caso delle app native ci sono degli strumenti che... C'è uno strumento che fornisce già Apple che si chiama iTunes Connect e poi c'è Analytics, che è lo stesso Analytics di Google, per intenderci, e fa vedere il numero delle app scaricate, le pagine visitate, i tempi di utilizzo, quante volte al giorno vengono aperte, le acquisizioni di dati offline. Quindi questo è importante perché le aziende che poi realizzano delle app vi romperanno le balle per capire se sta funzionando il giochino oppure no. Mentre le web app, anche qui, essendo un sito internet, valgono le stesse statistiche che sarebbero da un sito normalissimo. Ok? Queste sono le misurazioni statistiche che possono essere esempi di app native per iOS, come dicevamo, sicuramente la più scaricata è WhatsApp, una delle più utili secondo me è Shazam. Per me è di un utilizzo, cioè io sono adorando la musica, per me è diventato l'app che mi ha tolto le castagne dal fuoco per molte canzoni, sentivo, zio, ma quale... Poi è chiaro che di utilità in senso lato. Skype, Viber, WhatsApp, questi sono esempi di app native, social network, allora tutte quelle app che hanno delle funzionalità specifiche, i giochi sono quasi tutti app native, anche se adesso c'è qualcosa in HTML5, però una cosa che si sta diffondendo tantissimo sia a livello territoriale, questo è importante per la promozione museale, per esempio, perché le app native supportano tutto quello che è il 3D, quindi la navigazione all'interno, esatto, quindi soprattutto per i tablet la navigazione in 3D
Lo fanno molto spesso le navi da crociera, oppure anche il Quirinale ha aperto una pagina con delle app per visitare all'interno di uffici. I musei già lo fanno, sì, ed è importantissimo perché l'esperienza di visita anche attraverso un'app, attraverso un'applicazione sul tablet, attraverso dei 3D fatti bene, diventa uno dei primi step per poter poi promuovere la propria attività. Cioè, andiamo a vedere com'è questo museo, poi è chiaro che ti viene voglia di andarci se ti dà un bel... Quindi le app native stanno sicuramente, si stanno interessando molto alla... anche le aziende che per esempio producono arredamento stanno facendo sempre di più delle app native che permettano la navigazione dell'ufficio o del bagno, di quello che vogliono realizzare. Qui c'è le web app e il sito web, l'unica identità. Come vedete, una web app ricorda molto il sito, vedete la responsività e diventa praticamente un'unica identità. È importante perché le web app, quando si parla di siti web, acquisiscono un ruolo identitario proprio perché hanno lo stesso layout. Ok. Quando utilizzare una web app, poi direi di... Volevo finire questo capitolo, così poi nel pomeriggio partiamo con... Siete d'accordo? Oppure ci fermiamo qui e ripartiamo, perché vi vedo un po' stanchi. Sì, due slide, siamo, dai. Allora, web app, quando utilizzarla? Andrò velocissimo. Allora, le web app quando utilizzarle? Quando abbiamo la necessità di essere connessi con tanti dispositivi. Poi per le divulgazioni di informazioni di consumo, perché qui quando c'è di mezzo tanti, quando sono di mezzo tanti aggiornamenti, avere una web app è più snello e veloce, aggiornare il sito web e essere già pronti sul mobile. Un'app nativa, quando utilizzarla? Innanzitutto, la presenza sugli store di Apple con l'app nativa ha una valenza anche di reputazione. Torniamo sempre alla famosa reputazione di prima, perché avere la propria azienda sull'Apple Store, sull'App Store, è importante per una serie di N motivi. Per reputazione, io che sono nativo digitale, vedo un marchio di un'azienda su App Store, insomma, dà l'idea, dà la reputazione a pelle, dà delle componenti, insomma, di un certo tipo. Quando bisogna realizzare dei giochi o delle applicazioni specifiche per la forza vendita, le app native sono molto utilizzate dalle aziende commerciali che hanno tanti agenti in giro per l'Italia, a cui devono inviare, devono scaricarsi i cataloghi, i prezzi aggiornati. Chiaramente le app native sono integrate molto spesso al database centrale dell'azienda, al CRM, e quindi possono c'è uno scambio in background di dati continuo tra la catalogazione dei prodotti dell'azienda e l'app, quindi gli agenti sono sempre aggiornati sui prezzi, sulle disponibilità dei prodotti, eccetera eccetera. Poi chiaramente quando c'è da accedere ai sensori hardware, insomma, l'app nativa da utilizzare quando si sfruttano quelle caratteristiche salienti del sistema operativo, quali il sensore o le cose che abbiamo visto prima. Ecco la famosa inversione di tendenza. Nel 2015 il mobile supererà il desktop, questo avevamo già visto. Questo è un po' di numeri. Guardate che differenza di numeri, che vedete chiaro?
sempre dati 2012, quindi dati che sono destinati ad essere più grossi. Però quello che è più importante è questo, che riassume un po' tutto questo ambaradan che abbiamo fatto fino adesso. Cioè, non essere oggi sul mobile è come non essere online nel 2000. E sta succedendo questo. Quindi tutti quelli che dicono, ma... erano esattamente quelli che nel 2000 c'era il sito web, no, ma figurati se... C'è una pubblicità bellissima di register.it, non so se ve l'avete vista. Secondo me è una delle pubblicità più belle degli ultimi anni, più o meno. Che fa vedere un commerciale che riceve i suoi clienti nel suo studio e poi a un certo punto li caccia via. Li arrivano in azienda, bussano, entrano, lui li caccia subito fuori. E poi lo slogan è: non avere un sito web o non avere un sito mobile è come cacciare via dei clienti che arrivano. Ed è bellissima, perché è esattamente così. Non c'è niente da fare, è così. Non essere oggi sul mobile e su internet in generale è come prendere dei clienti e dire no, tu non entri. Voglio vedere se un qualsiasi negozio lo farebbe. Quindi è la premessa poi a quello che faremo dopo. Ok, dopo parleremo di cloud. Sì. Quindi ci vediamo oggi alle 15. Alle 15. Allora, al pomeriggio parleremo di cloud, poi parleremo di un po' velocemente di social, cloud social, parleremo di HTML5, com'è che ha cambiato. Ah, ok.